è stata tutta fatta da noi. Questo centrale l'ho preso su AliExpress. È bellissimo, che sta più grande. Penso che così, se te la vuoi comprare così completa in un negozio, dovevamo mettere un po' di neve finta. Ma che bello. Ho già buttato giù una micro lista della spesa per le feste. Perché dico micro? Perché in effetti sono ancora indecisa più che altro sull'antipasto. Perché l'antipasto che facciamo noi di solito all'interno in realtà ci sono anche dei secondi. Infatti quest'anno vogliamo un po' fare una cosa un po' più diversa degli altri anni, quindi fare un unico secondo e portare in realtà altri tipi di secondi nell'antipasto, in porzioni ovviamente di antipasto. Le porzioni d'antipasto, come dire, partenopeo, in realtà sono enormi, quindi poi vi faccio vedere. L'unica cosa è che l'insalata russa, come tutti gli anni, la facciamo noi, con le carote, tutte le verdure, patate, piselli, tutte le verdure che ci vogliono. E vi faccio anche vedere come si fa. Vi assicuro che viene buonissima. E se non avete voglia di fare la maionese voi perché magari impazzisce, perché non avete tempo, vi dà noia, ho un trucchetto da svelarvi che poi vi mostro quando la facciamo, vi faccio questo tutorial. Riuscirò a mettervela un po' di giorni prima, forse 2 giorni prima della vigilia, sperando, proprio perché ci anticipiamo su alcune cose come l'insalata russa, su cose che più o meno si mantengono. Ci anticipiamo un pochettino. Per quanto riguarda invece la mia ricrescita dei capelli, purtroppo è veramente diventata tanta, quindi speravo di non farla, ma mi sa che dovrò farla. O faccio tutta la ricrescita di biondo platino. Oddio, pazienza per i capelli, voi sapete che comunque i capelli con la decolorazione si vanno a stressare non poco, tantissimo. Pazienza, oppure farò l'effetto Shadows, quindi vado a prendere ciocche grandi, le vado a cotonare nella radice e quindi non prendo tutta la radice, lascio appunto una parte libera. Uno status un po' particolare in realtà, fatta a mesh, che mi è capitato di fare spesso in gravidanza, quindi penso di fare o quello o l'altro, non lo so come mi gira proprio il giorno, perché è veramente purtroppo la ricrescita, vedete, è tantissima, è tantissima. Ragazze, adesso andiamo a fare i carciofi arrostiti. Mio marito è bravissimo. Il ripieno è semplice, semplice. Aglio, prezzemolo tantissimo, sale, pepe e olio extravergine. Noi li mettiamo nella carta perché la carta andrà a proteggere il cuore del carciofo, che se praticamente lo metti sul fuoco direttamente senza la carta, si va a bruciare tutto e non ti mangi nulla, ti mangi veramente solo qualche fogliolina. Facendo così, invece, i carciofini li mangerete tutti, carciofoni in questo caso. Ve li faccio vedere anche cotti, che delizia! Sono andati a ruba. Mi sono anticipata un po' per i gamberetti, nel senso che i gamberetti, quelli là piccoli piccoli in realtà che sono nostri, del fresco di pescato, quindi non sono assolutamente cose di asporto perché vivendo in una città di mare, quelli lì ne abbiamo preso qualcuno in più proprio perché per congelarli, perché ho intenzione di fare
Nell'antipasto cose sfiziose con i gamberetti, non ho ancora scelto se fare il cocktail di gamberetti o se fare altro, quindi magari non voglio dire una cosa che poi non faccio perché non ho ancora le idee ben chiare e precise. Ho iniziato però, diciamo, a fare dispensa per la festività, anche perché in quei giorni poi in realtà non si trova tutte queste cose del fresco pescato. Adesso friggiamo i calamari che precedentemente abbiamo pulito e tagliato con una forbice, quella tipo da cucina dell'IKEA, vanno benissimo. E poi mi raccomando, molto olio, state attente perché il calamaro, come la seppia, quando lo friggete schizza. Quindi scolatelo bene, mi raccomando. Detto che non hanno i pomodori del PM, quindi vi faccio vedere una versione di primo di mare senza quello. Si mette a soffriggere l'aglio, il peperoncino, io metto anche il prezzemolo perché alle mie bimbe crudo non piace. Poi mettete qualche vongolina dentro che rilascia il sapore. Scusate per quest'audio con sottofondi, ma la mia piccola non vuole dormire. E poi buttiamo la pelata ciliegina all'interno e quando si è cotto un po', buttiamo anche le vongole. Di mare non sarà la cosa più salutare, però è quanto è buona, raga, quanto è buona. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, non mi piace, quello che volete, e di attivare la campanella per non perdere neanche un video. A presto, ciao.